Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story e non ci crederete mai e poi mai, ma questa è la terza volta che registro questa puntata. Perché? La prima volta ho perso il salvataggio, la seconda volta mi si è staccata la luce, cioè veramente è pazzesco, e adesso mi sto ritrovando a registrare per la terza volta la stessa parte. Veramente, ragazzi, un incubo. Per cui se noterete che ovviamente sono un po' più annoiato, un po' più spento rispetto al solito, è proprio perché già ovviamente ho registrato questa parte. Per cui cerchiamo di farla veramente in fretta, cerchiamo di sbrigarci, perché è veramente incredibile. Ecco il soldato che si baffa, che ovviamente mi mancava soltanto questo. Utilizziamo un bel degenerate forza down. Benissimo. E cominciamo a picchiettare. Come un saraceno. Vediamo se mi dà qualcosa di buono. Ehi. No, troppo veloce. Perfetto. No, neanche lui mi ha dato nulla. Peccato, la volta scorsa mi avevano dato equipaggiamenti, quindi... Vedete perché è brutto registrare nuovamente le puntate? Perché comunque cambiano le cose che si ottengono durante il gameplay. Comunque, andiamo prima da questo lato. Anzi, no, io da questo lato in realtà non ci devo andare adesso. Ho fatto gli stessi errori della registrazione scorsa. Devo andare da questo lato. Esatto, devo andare di qua. Qui sono presenti degli altri amichetti. Qui un altro che si baffa la forza, ma tanto dopo gliela buttiamo giù, quindi non è un problema. Qua tentano la fuga, ma non serve a niente. Quindi fuori uno. Che mi dà celata e la corazza di piastre, buona. Bene, fatto fuori. Curiamoci. Bella. E continuiamo. Ah, sì, lui devo... infatti. Devo ridurre la forza. Perché sennò non lo colpisco neanche con il Kaioken. Olè. Beh, con la spada grande devo dire che le combo sono abbastanza facili. In bronzo non mi interessa, possiamo buttare. Sono molto semplici da fare. Qui abbiamo utilizzato il sigillo di Mandrake che l'abbiamo preso nella puntata scorsa, se non erro male. Perché qui è una cosa importante. Ma che cazzo? Ecco, perché qui c'è un forziere molto importante. Perché appunto mi darà una magia interessantissima che adesso vi farò vedere. Bene, sbloccato il forziere. Occhio di Argo e Grimorio Muet. O Muet, non lo so effettivamente. Muet penso perché forse è latino. Credo che sia forse il latino, ora non ci penso. Che praticamente dà lo status Silence, quindi status silenzio. Importantissimo. Uno degli status forse più utili all'interno di questo gioco perché... Praticamente silenzia l'avversario e gli impedisce di lanciare le magie. Quindi veramente, veramente tanta roba. Qui adesso abbiamo altri due amichetti pronti a divertirsi con noi. No, troppo veloce.
Fuori uno. Radice del vero. Vabbè, qui possiamo anche evitare. Tanto non mi interessa combattere contro quel tizio. E qui invece adesso la situazione cambia. La situazione cambia perché dobbiamo affrontare adesso dei nemici non morti. Io ovviamente già so tutto perché, vi ripeto, è la terza volta che registro questa parte. Quindi, cioè, so benissimo ormai quello che devo fare. Infatti sono anche un po' più veloce in tutto ciò e spero comunque che la cosa non dispiaccia. Quindi, utilizziamo la Magnolia Frau. Tra l'altro questa volta voglio anche potenziarmi l'equipaggiamento, visto che posso farlo. Così magari siamo un po' più efficaci dal punto di vista delle hit, perché comunque le hit sono molto sfuggevoli, questi non morti. Ecco, già aumentiamo al 62%. Mi sono anche un po' skillato con la Magnolia Frau, perché la Magnolia Frau, a differenza delle altre armi, scudo normanno, addirittura di ferro. Buono, mi piace. Addirittura è molto veloce da utilizzare. Vedete? Cioè, praticamente devo fare quasi delle hit continue. Che ovviamente adesso sto iniziando a padroneggiare. Però vi posso assicurare che ci è voluto un po' di tempo. Perché bene o male le hit sono molto semplici, sono dei colpi quasi diretti, quindi non ho grosse difficoltà. Però vi devo dire che coordinarsi con questi tipi di armi, per esempio lo spadone molto lento e dopo successivamente la Magnolia Frau molto veloce, sinceramente un pochino ti destabilizza. Vediamoci nel frattempo questo scudo, che è nuovo tra l'altro, non mi era stato droppato prima. Scudo normanno, decisamente buono. Però giustamente ho perso l'equipaggiamento su. Non ci avevo pensato. Ok. Ripristiniamolo. Tanto MP per il momento, a parte la cura, non devo utilizzarne. Quindi affronteremo un boss più tardi. Quindi là poi recupererò tutti gli MP e tutti i PV. Tutti i punti vita. Ecco. Vedete? Con due colpi ben assestati riesco a buttarli giù. Però, a parte che il risk aumenta in maniera vertiginosa, questa è la porta che praticamente c'era nella zona di prima, quella bloccata, che adesso però è stata sbloccata. Non so effettivamente l'utilità di questa cosa, a dire la verità, però sblocchiamola. Ok, qui continuiamo. Vedete, già qua stiamo iniziando a far scendere il nostro hit rate. Già siamo a 43 addirittura. Vabbè, ho perso. Adesso l'equipaggiamento su l'ho perso, ma troppo veloce. Quello aumenta la forza, vabbè. Però l'aumenta l'altro, quindi non mi interessa per ora. Ora col fatto che non lo riesco a colpire, vediamo se ci crepa adesso, sì. Bulbo del vero. Qua invece forza giù perché sennò è finita. Ok, e utilizziamo anche il bulbo del vero, che riduce il risk di 50, così ritorniamo a hittare come prima. Ok, perché la Magnolia Frau aumenta di due, aumenta due praticamente colpi, cioè aumenta due risk ogni colpo che facciamo, quindi aumenta tantissimo. Qua utilizzo un attimo la lancia perché ci sono dei pipistrelli dannati che mi danno fastidio qua in questa zona. E invece così riesco. Però gli levo veramente poco, quindi non mi conviene. Andiamo su oggetti, equipaggia. Mettiamo la Shamshir. Questa levava di più.
E qua invece scudo normanno. Bene. Esatto, vedete, qua leva già parecchio. Gancio sto... questo è un problema perché appunto mi infligge lo status torpore. I goblin di per sé non sono fortissimi. Però, vedete, con lo status torpore praticamente... Non mi permettono di... non mi permettono praticamente di colpire. Non mi permettono di colpire in combo. Perché lo status torpore appunto da questo status. Non sono fortissimi, quindi anche con delle hit... addirittura critico. Quindi con delle hit diciamo anche singole posso effettivamente fare del danno. E sono anche molto deboli come potete vedere. Però il fatto di avere una ridotta capacità di essere colpiti mi dà qualche problema. Ok, siamo arrivati nella zona particolare perché qui appunto adesso il tutto si blocca. E il tutto si blocca perché c'è un boss che ci aspetta. Per cui equipaggiamo subito la Magnolia Frau. Dato che affronteremo per l'appunto un boss che è un fantasma. Utilizzo. Anzi, no, non utilizzo per il momento. Utilizzo come oggetto. No, neanche oggetto. Tanto adesso recupererò gli MP. Perché non affronterò subito il boss. Quindi prima mi curo. Ok. E aspetto un po' che gli MP mi crescano da soli. Quindi tolgo tutto così diventa tutto più rapido. E lo faccio proprio perché qui devo arrivare bello pompato. Il boss che affronteremo sarà un fantasma, se non erro, fantasma non morto. Quindi potrò forse utilizzare la nuova magia, quella contro appunto i non morti, l'esorcismo, la magia d'esorcismo, che dovrebbe darmi una grande mano. Ovviamente utilizzare equipaggiamento up per potenziarmi e poi vediamo. Il boss lo affrontiamo così un po' alla mano. L'avevo sconfitto la scorsa volta, quindi eccoci qua. Allora, utilizziamo subito il nuovo Grimorio che era, no, Muet. Ecco, esorcismi, ok. Tonico del vero, Annuller, che praticamente mi impedisce di subire danni in questo primo attacco, che è un attacco magico. Adesso ovviamente l'abbiamo imparato. Eccolo qua, Dark Chant. Io ovviamente ho l'annullamento. Olè, difesa magica. Bene. A questo punto utilizziamo il Grimorio. Ok, questo è 0%. Scusate. Ok. Nuovi messaggi di posta che ovviamente mi danno problemi, mi danno fastidio. Dio santo.